stato detto che è una giornata molto importante. Mette una pietra miliare, diciamo così, lungo un percorso che è iniziato ormai da un po' di tempo. L'associazione per la ricostruzione del Partito Comunista è nata più o meno un anno e mezzo fa, più o meno. E oggi siamo qui perché poniamo termine alla fase propedeutica, preparativa di questo, di un evento che noi auspichiamo, che è quello della formazione di un partito comunista degno di questo nome. È importante sia la prima che la seconda parte della formulazione, un partito comunista degno di questo nome, perché di partiti comunisti non è che non ce ne sono, ci sono, ma è stato detto qui giustamente, sono all'altezza del compito? Evidentemente no, compagni, se no non staremo qui a cercare di lambiccarci il cervello per capire come mai i comunisti oggi, nel pieno di una crisi del modo di produzione capitalistico, sono in questo paese in una condizione di intollerabile minorità, di intollerabile inadeguatezza. Allora, io sono qua con voi, così come penso ciascuno di voi, perché da qui nasce una proposta di riunificazione dei comunisti. Cioè io non sono qui per creare, anche se questo è tutto da vedere, se ci riusciamo, io tendenzialmente tendo a far funzionare anche l'ottimismo della volontà, oltre ad avere il pessimismo della ragione, ma insomma noi tendenzialmente non puntiamo a formare l'ennesimo partitino. Noi tendenzialmente, per questo abbiamo inteso impegnarci in un processo costituente, L'iniziativa di oggi non è un punto d'arrivo, compagni, sì, per certi versi, provvisorio, sì, ma non è il punto d'arrivo. È un punto di partenza, perché il difficile viene adesso. Quindi noi è giusto emozionarci, ma è anche bene, come dire, tenere ben saldi i nervi, no? Perché il compito non è semplice, però è possibile, questo è il punto. E anch'io ho delle, dal mio punto d'osservazione, come è stato raccontato anche da Gaetano, Senatore, eccetera, ciascuno ha testato questo nostro progetto, la sua possibilità, la sua potenzialità, e segnali positivi ci sono, remiamo controcorrente, come si dice, no? Però ci sono segnali positivi. Ovviamente io qui ho ascoltato interventi di compagni con i quali ci conosciamo da secoli, no? Quelli che sono venuti qui a portare i saluti, molti di quelli li conosco da una vita. Ecco, io adesso non ci sono più, sono andati via, ma la cosa importante è di sottolineare questo anche a quei compagni che sono venuti, che appartengono ad altre organizzazioni, anche politiche o associative, sottolineare che noi intendiamo proseguire in un processo costituente aperto che ponga ovviamente capo, e noi lo stiamo già facendo, ovviamente, a una forza politica. Non è che noi siamo un'associazione, come dire, culturale, e poi i posteri decideranno quello che devono fare. No, noi ci siamo posti in tempi politici. Io sono convinto che la fase è molto dinamica, diciamola così. Non c'è solo il nostro congresso, alle liste, ci sono anche altri congressi, e comunque c'è a sinistra del Partito Democratico, e forse anche persino dentro il Partito Democratico, anche se faccio più difficoltà a vederlo, però sicuramente a sinistra c'è siamo in una fase di movimento, dinamica,
in cui, voglio dire, il punto d'arrivo organizzato è lo dobbiamo costruire. Io penso che noi dobbiamo dare il contributo decisivo alla costruzione di questo punto d'arrivo organizzato, che deve essere appunto, nel nostro intento, la creazione di un partito comunista degno di questo nome e all'altezza dei compiti, perché quelli che fino adesso ci sono stati per vari motivi non si sono rivelati all'altezza dei compiti. Noi abbiamo anche un compito, come dire, di rilegittimazione dei comunisti. Che ne sanno le nuove generazioni del Partito Comunista Italiano? Forse lo hanno sentito evocare, no? Lo immaginano, forse anche, come dire, lo auspicano, non so come dire, no? Nell'immaginario. Però è tutto da fare il percorso, è tutto da fare. E noi siamo un pezzo importante che prova a farlo. E c'era nel vecchio, a me piace ricordare questa cosa, nel vecchio PC, come si dice, nel vecchio PC c'erano i compagni anziani, e spesso io sentivo questa affermazione, che solevano dire, abbastanza spesso l'ho sentita: io non sono di sinistra, io sono comunista. Non sono di sinistra, sono comunista. Guardate, io penso che questa affermazione, che certamente è testimonia dell'orgoglio comunista, no? Ma non solo di quello, secondo me non solo di quello. Questa affermazione oggi è ancora più attuale, secondo me. Oggi è ancora più attuale. Io non sto qui adesso a farla troppo lunga, ma noi siamo davanti a una scena politica nel nostro paese che è totalmente, per certi versi, io direi devastata anche, ma comunque mutata. Ma compagni, la sinistra è all'angoletto, la sinistra. Quello che è stato il partito erede del Partito Comunista, e comunque che si è impegnata a formare un partito di sinistra, beh, oggi francamente si fatica a definirlo partito di sinistra. Sto parlando del Partito Democratico. Sto parlando del Partito Democratico, che è impegnato in una revisione, non da oggi, in una revisione profondissima di tutto l'impianto teorico, pratico, che ha caratterizzato non dico l'allora Partito Comunista, che questo va da sé, ma se guardiamo all'attuale PD, io dico che lo stesso PDS è in fase di profondo rimaneggiamento, e si fatica a riconoscere nel PD questo. Vedete, compagni, questo pone dei problemi, lo vediamo anche, insomma, nel corso delle scadenze elettorali, adesso la prossima scadenza elettorale. Però è evidente che questa mutazione, come è stata definita, questa mutazione pone un problema sul terreno della politica delle alleanze. Io su questo mi fermo qui, perché, come dire, sarà un argomento, uno degli argomenti importanti del nuovo partito, che dovrà discutere di volta in volta, ma tenendo però conto del nuovo panorama in cui siamo. Non sto qui a dire che quello che oggi è il secondo partito, a quanto pare, italiano, non esisteva fino a 2 anni fa. Sto parlando di 5 Stelle. Voi 2 anni fa avreste immaginato 5 Stelle a doppia cifra, più vicino al 30 che al 20? Io no, lo confesso, non lo pensavo. Un elemento di riflessione questo lo deve portare. La dico così, guardate, e secondo me siamo noi comunisti che dobbiamo essere i primi a riflettere su questa cosa.
lascio stare la metà degli italiani che non vota più, va da sé, è l'americanizzazione. Ma a me interessa anche il fenomeno 5 Stelle, lo prendo come emblema, non voglio fare un'analisi della situazione politica italiana, non è questa, però lo prendo come emblema di uno dei compiti di riflessione che noi dobbiamo fare. Che cos'è che ha spinto i 5 Stelle in questo modo? Guardate, non voglio dare una risposta esaustiva, vi parlo di una cosa che è recente. Qualche tempo fa c'è stato un sondaggio in cui si chiedeva qual è la causa, secondo voi, qual è la causa della crisi economica. E c'era una serie di risposte presentate. Al primo posto è uscito questo sondaggio, quindi coloro che sono stati intervistati hanno dato una prevalenza di risposte, al primo posto la corruzione. Io ricordo che quando lessi questa cosa, dentro di me, come posso dire, insomma, ebbi un modo dico, ma certo siamo proprio messi male, siamo ingenui, se noi pensiamo che la causa della crisi è la corruzione e non il modo di produzione capitalistico. Quindi ho avuto una reazione di questo tipo. Però attenzione, compagni, perché in questa reazione, che io confermo, no, la causa della crisi è il modo di produzione capitalistico, siamo nel vivo di una crisi strutturale del modo di produzione capitalistico. Però non vorrei che dietro questa mia, no, ci fosse una sottovalutazione dell'elemento corruzione, perché in questo paese, noi in Italia, noi stiamo attraversando una crisi che è economica, ma che è anche istituzionale, è politica, è morale anche. Guardate Mafia Capitale, siamo nella patria di Mafia Capitale. Ma scusate, se non sono i comunisti a cercare una risposta a questa situazione, ma chi lo deve fare? Ma perché, al di là di tutte le analisi sulla corruzione, il fatto che certe incombenze non vanno date agli enti locali, vanno riportate a livello centrale, ho letto di tutto nell'analisi di questo fenomeno, ma perché non si dice la cosa più evidente, quella che dovrebbe balzare agli occhi? La corruzione c'è anche quando cadono gli ideali, quando non c'è più passione politica. Chi è che ruba a un certo punto? Chi ruba certamente non ha più ideali. E chi è che è più dei comunisti in dovere e in diritto di ricordare che c'è una diversità dei comunisti che si è piano piano persa? Forse l'impennata elettorale dei 5 Stelle forse dipende anche dall'appannamento della diversità dei comunisti. Io penso che noi dobbiamo recuperare quella diversità, che ripeto è politica, è ovviamente guarda al fatto che i comunisti hanno sempre avuto non semplicemente il progetto di un nuovo governo, ma hanno avuto il progetto di un'altra società, di profonde modifiche nel tessuto sociale. E quindi questo è un impegno politico, istituzionale e morale anche, perché il Partito Comunista insegnava e insegna e deve insegnare ancora a far seguire, come dire, i fatti, i comportamenti alle parole. Guardiamoci intorno e vediamo un sacco di gente, anche i nostri ex compagni di strada, se volete, che non hanno fatto seguire i fatti e i comportamenti alle parole, se ne sono andati per conto loro. Cioè c'è anche una crisi, come si dice, come dire, morale, etica. Questo io penso che sia importante. Ma soprattutto, quando si risponde alla domanda perché insistete, lo diceva molti prima di me, no? Ma perché insistete? È giusta la cosa che diceva Francesco,
No, ma perché insistete voi? Ma come fate a insistere voi? Sinceramente, noi dobbiamo certamente fare un attimo un riesame degli errori passati, però non mi pare che all'indomani dell'89 ci sia stata, appunto, come tutti dicevano, questa trionfale avanzata verso il progresso. Non mi pare. Né mi pare che con la fine del PC, la rottamazione del PC, le cose stiano andando meglio. Non mi pare. Facciamo un attimo, si potrebbero proprio fare, come dire, toccare tutta una serie di parametri sulla qualità della vita e del lavoro, per vedere quanto si sta peggio, quanto si è andati indietro dalla fine del PC. Quanto si è andati indietro? Perché forse ci avevano ragione quei compagni anziani che pensavano che non basta essere, come dire, di sinistra, bisogna essere comunisti. Perché i comunisti tengono, come dire, la barra dritta sull'obiettivo. Questo è in genere quello che hanno fatto e per cui si sono caratterizzati. Diceva un compagno, questo che arriva adesso, dicevi, questo che sta avanzando al centro della sala, Emiliano. Diceva Emiliano, non vincere le minacciose. Diceva Emiliano, il documento si differenzia effettivamente dai documenti, diciamo, classici, no? Che iniziano con un'analisi della situazione internazionale. Noi ci abbiamo pensato, qui non è casuale, quando tu dici la questione internazionale è solo la quarta tesile. Quelli che hanno collaborato a fare questo hanno riflettuto, e abbiamo pensato questo. Noi siamo in una fase in cui è fondamentale innanzitutto provare a esordire cercando di far capire perché comunismo oggi, proprio come è il titolo della prima tesi, perché comunismo oggi. Cioè, se tu pensi che sia il caso di pubblicare una rivista, evidentemente pensi che c'è bisogno di quella rivista, perché svolge un compito che nessun altro svolge, almeno io penso che questo dovrebbe essere. Ecco, allora, perché è necessario un partito comunista oggi? Perché svolge compiti che nessun altro svolge. E allora abbiamo provato, appunto, a rispondere a questa domanda precisa, dicendo, appunto, perché comunismo oggi? C'è bisogno delle comuniste e dei comunisti, e c'è bisogno di partito comunista, non solo dei comunisti, anche di partito comunista. Dopo, come dire, la sbornia dell'antipartitocrazia, che per carità aveva anche, come dire, davanti come dire, una serie di motivazioni su cui fondarsi, ma questi hanno praticamente gettato il bambino con l'acqua sporca, cioè a dire son partiti appunto contro la corruzione, lo sfarinamento delle organizzazioni partitiche, però hanno poi praticamente infilato la strada dell'antipartitismo. E noi comunisti invece sappiamo che i padroni certo non avrebbero neanche bisogno di partiti, bastano il controllo dei media, ma i lavoratori hanno bisogno di un'organizzazione. Senza organizzazioni i lavoratori non fanno molta strada. Io aggiungo, e non voglio più portare via tempo, solo due punti, come dire, a conferma della necessità di un partito comunista. Dicevo che dopo l'89 i cantori delle magnifiche sorti progressive del capitalismo hanno subito dovuto, come dire, cambiare registro. Perché? È perché abbiamo assistito, la crisi è arrivata un po' dopo, ma immediatamente abbiamo assistito al fatto che non era finita la stagione delle guerre. E io credo che
che questo sia uno dei due punti importanti su cui il Partito Comunista e i comunisti si caratterizzano, che poi storicamente è sempre stato così, dal voto ai crediti di guerra dei socialisti, no? E lì si sono distinti i comunisti. Io non vorrei che ci ritrovassimo in situazioni analoghe, perché la propensione alla guerra prevalentemente targata NATO, mi pare che si sia riaffacciata. Si dice sono guerre locali, a bassa intensità, si dice, a parte il fatto che queste guerre a bassa intensità hanno già causato centinaia di migliaia di morti, quindi bassa intensità. Non sono certamente conflagrazioni planetarie, ma il timore che alludono, possono alludere a una conflagrazione planetaria. Guai ad abbassare la guardia su questo. E non dice nulla di buono il fatto che una cintura di basi militari, centinaia di basi militari, NATO e statunitensi, popolano i diversi territori, ma soprattutto quello che è pericoloso è che stringono i confini della Russia e nuovi paesi entrano nella NATO, e tutto questo, come dire, non dice nulla di buono. Ma perché c'è ogni anno il record delle spese militari? Non solo il nostro paese, in generale, in particolare anche appunto gli Stati Uniti d'America. E perché si fabbricano armi se non per usarle prima o poi? Quindi io penso che, come è stato detto giustamente, la pace, il disarmo, un movimento che punti a togliere le armi atomiche dal nostro paese, perché nel nostro paese ci sono armi atomiche, e questo è uno dei punti discriminanti dei comunisti. Il secondo punto, e chiudo, è la questione della crisi. Ma scusate, qui sono state dette molte cose che non è necessario aggiungerne altre in questa circostanza. Vorrei solo fare un breve riferimento a questo. Io ho partecipato a riunioni in cui non era così concretamente presente nella testa degli intervenuti l'importanza della questione Europa, perché il ragionamento alcuni compagni, insomma, anche, come dire, che avevano anche le loro ragioni, ma insomma tendevano a dire vabbè, ma qui se vogliamo consenso cerchiamo di parlare, non dico delle buche di Roma, ma insomma del problema del lavoro, eccetera. Però c'era una sottovalutazione in alcuni interventi di come parlare d'Europa significa parlare anche delle buche di Roma, perché significa parlare del fatto che i comuni sono strangolati dalle cosiddette regole che vengono da fuori, e la stessa cosa vale anche per il lavoro. Che cos'è il Jobs Act se non un documento che è stato scritto sotto dettatura di Bruxelles e Berlino? Allora, questo è un altro punto che sarà certamente oggetto della nostra discussione, di una discussione che dobbiamo fare. Ma guai a noi sottovalutare l'importanza. Prima si parlava della Francia, dell'importanza di quello che sta succedendo in Francia. Ma scusate, ma chi è che ha posto in questione il contratto collettivo di lavoro? Chi è che ha dato il là a mettere in questione il contratto collettivo di lavoro? Voi sapete che uno dei motivi al centro della protesta dei compagni francesi, dei lavoratori francesi, sta il fatto che, su ovviamente pressione della Confindustria francese, si vuole declassificare, diciamo così, quanto ha importanza il contratto collettivo nazionale rispetto al contratto aziendale, no?
Questo è uno dei motivi. Ma scusate, ma che cosa ha detto il presidente della Banca Centrale Europea qualche tempo fa, non più di 3-4 mesi fa? Ha fatto una dichiarazione in cui dice: sentite, io posso inondare di liquidità il sistema, però gli stati facenti parte dell'Unione Europea devono dare il loro contributo, e ora di farla finita con la contrattazione, questo è il punto. E ora anche Draghi è partito all'attacco, anzi soprattutto da lì è partito l'attacco alla contrattazione collettiva nazionale. Perché? Perché inutile, anche lui sa che non è sufficiente per riavviare la macchina dell'economia, il cosiddetto quantitative easing, cioè insomma il fatto che tu riversi liquidità nel sistema finanziario. Perché il problema non è che non c'è ossigeno nelle banche, il problema è che non tira l'economia. La crisi che cos'è? È che non tira l'economia. E quindi tu puoi anche, come dire, assestare i bilanci del mondo bancario, però questo non riesce a mettere in gioco l'economia, a riattivare l'economia. E allora la soluzione qual è? E la soluzione è la stessa: colpi al sistema del lavoro. Perché per uscire dalla crisi non è che c'è da inventarsi chissà che cosa. Scusate, cosa dovrebbe fare un governo in Europa, un membro dell'Unione Europea, per uscire dalla crisi? Siccome il problema non è proprio il debito pubblico, come dicono, ma il problema è un altro, è lo stato dei conti con l'estero. Questo è il vero problema. E il fatto che in Europa si creino situazioni sperequate e aumentino queste, lo si dice proprio guardando al differente stato dei conti con l'estero. Ci sono paesi che vanno a gonfie vele, Germania in testa, e ci sono paesi che invece precipitano, Italia compresa. Ma allora che cosa bisognerebbe fare per superare questa situazione? Guardate che non ci sono tante vie. O c'hai la possibilità di dare fiato all'esportazione manovrando il tasso di cambio, svaluti e quindi dai respiro all'esportazione. Ma questo non lo puoi fare, perché siamo nell'euro, siamo in Europa, e quindi non puoi svalutare. D'altra parte la maggior parte del commercio ce l'hai proprio anche intraeuropeo. Quindi, allora che devi fare? Allora devi cercare di migliorare la produttività, come ha detto anche l'altro ieri il nuovo presidente di Confindustria. E come lo fai? Metti mano alla spesa pubblica, per riavviare un qualcosa che assomiglia a una politica industriale. Ma questo non lo puoi fare, perché ci sono i parametri di Maastricht. Guai a toccare la spesa pubblica. E allora che cosa rimane, compagni, secondo voi? Rimane il Jobs Act. Come al solito, è sempre la solita musica, ma dentro questa musica la sinistra muore. Sapete chi l'ha detto questo? Fassina. Poi dopo bisogna vedere Fassina con i suoi compagni di strada se riesce, come dire, a far prevalere questo punto di vista, no? Ma noi lo dobbiamo dire, noi comunisti lo dobbiamo dire. Questo era solo per dire che, come vedete, di strada da fare ne abbiamo. Il nostro documento può essere, certamente deve essere migliorato. Io ringrazio i compagni, anche la cosa che diceva da ultimo Fulvio Ciocca, lì ci sarebbe però da aprire una discussione, perché io non penso che questo modello di economia mista sia proprio da buttare. Io
penso che ci si deve riflettere. È la strada che hanno scelto i cinesi. Poi vedremo se, come diceva Fulvio Ciocca, licenzieranno e quanto. Lì è chiaro che è in corso anche, come dire, c'è una tensione all'interno dei gruppi dirigenti. Fino adesso, come dire, difficile dire a qualcosa ai cinesi, no? Io sinceramente, io ho fatto parte, e su questo chiudo, di una delegazione italiana, PDC-PRC, in Cina, ed è stata un'esperienza molto interessante, dove ci si è anche confrontati. Però compagni, io dico, quando si parla, io faccio solo questo invito, poi ne discuteremo, quando si parla della Cina, calma, umiltà, noi siamo una caccola rispetto ai problemi che c'ha la Cina. Raccontava uno dei loro dirigenti che in uno dei meeting a cui il Partito Comunista Cinese ha partecipato insieme ad altri partiti comunisti, a un certo punto un leader, non mi ricordo di quale paese, del Partito Comunista di quale paese, va da lui, questo era il responsabile economico dell'Unione Europea, per l'Europa, del Partito Comunista Cinese, va da lui e gli dice: ma scusa compagno, ma voi ci avete, scusate il termine, per le palle, scusate il termine, gli Stati Uniti, avete un sacco di bond statunitensi, ce l'avete, ma il capitalismo adesso è in crisi, ma perché? Diciamo così, lo supportate, vendete e facciamola deflagrare questa crisi, gli diceva. Sapete come ha risposto il dirigente cinese? Diceva: vedi compagno, noi non vogliamo la guerra. Vedete qual è la differenza di posizione? Quello mica aveva pensato che quello voleva dire guerra. È guerra, guerra atomica. Momento. Dice: noi non vogliamo la guerra, compagno. Però poi ha aggiunto: ma il tempo lavora per noi. Quindi cerchiamo pure di capire, compagni, no? Quando si tratta di problemi così grandi, come stanno messe le cose, e noi nel nostro piccolo almeno facciamo il nostro. Io dico almeno facciamo il nostro. E oggi, secondo me, abbiamo cominciato a farlo.